Siamo nello storico Gran Caffè del Borgo di Casoli per incontrare Raffaella Di Donato, che da alcuni mesi conduce un format di successo sul suo profilo Facebook intitolato Vi racconto una storia. Allora Raffaella, come nasce l'idea di dare vita a Vi racconto una storia? Innanzitutto buon pomeriggio Maria Carmela, buon pomeriggio a tutti voi, grazie per questo incontro. Come nasce? Questa idea nasce nel 2022, perché io sono da premettere che sono un'appassionata proprio di libri, di lettura, e dunque mi piaceva diciamo condividere questa mia passione anche con altre persone. E piano piano quindi andava maturando dentro di me questa idea, però mi chiedevo come fare. E una domenica a pranzo, già ad autunno inoltrato, ho questa illuminazione e ho detto voglio fare degli incontri, delle dirette Facebook. E così è nata, tant'è che a metà novembre 2022 c'è stata la prima diretta Facebook dal titolo Vi racconto una storia, e quindi questa idea è nata proprio per l'amore, per la lettura soprattutto, e soprattutto per le storie. Ecco, io allargherei un po' il ventaglio per le storie. E quali sono le storie che racconti? Le storie che racconto sono di vario genere, storie le racconto attraverso i libri che presento, ma non solo, anche attraverso i personaggi, quindi attraverso gli artisti che ospito nelle varie dirette Facebook, quindi possono essere storie tratte dai libri, quindi se c'è una diretta dove presento un autore, ne leggo sempre un estratto del libro, ma ad esempio ci sono anche altre storie non di libri ma di artisti, e dunque le storie sono di vario genere. Chi sono i protagonisti di Vi racconto una storia? Qui ci ricolleghiamo un po' alla domanda precedente, cioè sono tutti gli artisti che abbiano una buona storia da raccontare, quindi può essere un autore di un libro, oppure un'autrice, o di un romanzo, di poesie, parliamo anche ad esempio di artisti come musicisti, come pittori, insomma, la mia diretta è aperta a tutti gli artisti che abbiano proprio una storia bella da raccontare. Quando il prossimo appuntamento e chi sarà il protagonista? Allora, il prossimo appuntamento ci sarà il 31 maggio alle ore 18:30 e avremo davvero un ospite speciale. Avremo un autore, l'autore proprio dell'ultimo romanzo da lui scritto, che porta il titolo Zagare, e l'autore è il dottor Dante Troilo. Quindi io vi invito davvero a seguirci, perché sarà una diretta davvero molto 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 gradevole. Ok, grazie. Grazie a te Maria Carmela, e poi volevo anche ringraziare chi ci ha ospitati in questo bel locale, il Gran Caffè del Borgo. Quindi io ringrazio tutti voi, il pubblico, e auguro un buon pomeriggio a tutti. Arrivederci.